Ciao a tutti amici, benvenuti su Enzo Faron 4. Come potete vedere siamo nel 1945, avete proprio capito bene, la situazione qua continua. Intanto gli ottomani mi hanno dichiarato guerra, abbiamo conquistato subito Costantinopoli, abbiamo subito attaccato qui. E insomma la situazione non è che va benissimo, ma però potrebbe andare peggio, devo essere molto onesto. Potrebbe andare molto, molto peggio. Sto provando. Non più a... cioè, manco qua possiamo andare. Dove cazzo andiamo? Ah, e saluto Matti Vendetta. Sì, vabbè. Domani... Calma signori. Cioè, ma qua neanche una divisione quando... no, non può andare un cazzo di niente. Non so chi è che stia vincendo. Secondo me stiamo vincendo noi. Nel dubbio, nel dubbio. Però bisogna anche contare che hanno molti ci sono molti nemici. Però, oh mio Dio, che cazzo sta succedendo? Oh mio Dio, yeah. America sta conquistando. Ok, va bene. Bene, mi fa molto piacere questa cosa. Qua che succede? Oddio, Brasile e Argentina si stanno attaccando di nuovo. Incredibile, non l'avevo proprio notato. Veramente non l'avevo notato. Qui possiamo avanzare? Che c'entra la Bolivia? Ah, c'è pure la Bolivia. Ah. Ma... ah. Ah. Va bene. L'importante è che noi conquistiamo l'impero ottomano. Facendo ciò conquisteremo l'Armenia e avremo più fabbriche. Vedete, più fabbriche, più uomini, più manpower, più tutto. E quindi noi siamo più felici. Facciamoci questo. Sì, non me ne frega un cazzo. Ci manca l'acciaio e il tungsteno. In questo caso dobbiamo per forza intervenire. Tu dammi il tuo acciaio. Portogallo, visto che non fa un cazzo, dammi il tuo tungsteno. Dai, fai bravo bambino. Oddio, quante divisioni! Ma qua... ma sono tantissime! Però ora hanno ancora molte divisioni. E questa cosa mi fa... proprio... mi fa venire i brividi. Me lo giuro. Aspetta! Vai per di qua, vai per di qua. E noi adesso conquistiamo proprio tutto. Mamma mia, bene. Molto bene. Mamma mia ragazzi, quello che stiamo facendo è qualcosa di epico. Finalmente, dopo molti anni, Costantinopoli finalmente è stata liberata dai turchi. È una cosa molto importante questa. Sono molto contento per questo passo molto importante. Ma ora non c'è tempo per le chiacchiere, dobbiamo continuare. Assolutamente.
Dobbiamo continuare ad essere forti, audaci. No, insomma, non dobbiamo ma... Signor... Fermi, fermi. Adesso, signori, le cose si fanno molto più interessanti. Perché abbiamo le bombe nucleari. Che se, in poche parole... distruggeremo il mondo. E non lo dico... Così, veramente distruggeremo il mondo. Definitivamente, però. Più reattori nucleari abbiamo, meglio è. Cioè, 172 divisioni. E so poche. Per farvi capire bene. Oddio! Oddio! Gli inglesi! Fanno qualcosa! Gli inglesi! Oh mio Dio! Finalmente, dopo 1000 anni, dopo 6 anni di non fare un cazzo di niente, finalmente fanno qualcosa. Mi sento felice! Non possiamo reclutarli. Dove sono le 5 divisioni? Allora, voi 5 divisioni, ve ne andate da qua e facciamo un bellissimo... una bellissima invasione a Tripoli. Dimmi che può farla. Può farla. Che succede? Ah, non rompete i coglioni, mo. Io devo conquistare, io devo uccidere, io devo distruggere. Non l'ho scordato. Se attacchiamo, c'è solo una divisione. Se conquisto Tripoli è fatta. Oh, finalmente abbiamo gli strategic bomber. Dobbiamo assolutamente ricercare, perché altrimenti non ho fatto per niente, insomma. Togliamone uno da qui. Strategic bomber. Perfetto. No. Ok. Attenzione, l'Argentina dichiara guerra alla Bolivia. Gli inglesi stanno perdendo definitivamente lì. Proprio una bellissima situazione, insomma. Bene, ragazzi, allora ci vediamo quando avremo Tripoli nelle nostre mani. Bene, ragazzi, allora ho delle notizie molto belle. La prima è che abbiamo sconfitto gli ottomani, come potete notare, e ora faccio un attimo una tecnica tipo questa per difendermi un momento, soprattutto qui sopra perché ci sono gli ucraini che mi rompono i coglioni. No, guardate qua, e queste le mando un attimo qua. Bene. Tripoli abbiamo quasi conquistato, e con la conquista di Tripoli, se ce la faremo, chiudo il video. E adesso abbiamo 203 fabbriche. Non è poco, è solo che non abbiamo acciaio e gomma. Abbiamo un cazzo, insomma. Non abbiamo le cose basilari proprio della vita. Poi c'è Oman che rimane qui con una divisione. Così proprio. Io ci sono giusto per, non c'ho niente da fare. Infatti, quello è. Ci sono i britannici che vogliono fare qualcosa. Libera, non libera. No. Che cosa? Siete pazzi. Ci sono gli ottomani in Libia, giustamente. Infatti, giustamente. Non sapevo. Pareva. Va bene, ragazzi, allora salviamo. Non sapevo che prima o poi arrivavano anche loro, che sennò sono tristi, poverini. Cosa possiamo reclutare? Non lo so. Va bene, ragazzi, allora il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto.
In caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, datemi molti consigli, tipo che la Libia è nostra, e noi ci vediamo su un prossimo video. Come potete ben vedere, mentre stavo continuando proprio alla fine, c'è il trattato di Vancouver e... beh, iniziamo con avere, insomma, questo ci spetta di... già non possiamo, che rottura di palle. Vediamo fino a quando possiamo, cioè fino a qua. Poi prendiamoci le nostre antiche. Ok, poi voglio tutto questo. Costantinopoli soprattutto. Oh, molto bene, molto bene. Poi. Ma se voglio fare take on states... qua. Ok, quindi abbiamo tutto questo. Voglio anche l'Armenia, perché l'Armenia è mia, proprio mia di diritto. Voglio... non so perché mi piacerebbe avere l'Irlanda, ma perché no? Ma sì. Oddio, mi posso prendere anche tutto questo. Cioè, è incredibile. Dov'è? Take of States. Ok. Il Nepal. Il Nepal onestamente non mi serve, però... l'Australia sì. Sì, l'Australia sì, perché no, tanto. Finché possiamo ci prendiamo come... cioè mi prendo come che voglio, insomma. Visto che io ho fatto una... io ho iniziato... sono uno dei primi ad aver iniziato questa guerra, quindi onestamente... ma sì, mi prendo anche il Nepal. Non frega niente. Invece qua... sì, qua voglio tutto. Questo posso prendere io? Ok, tutto mio. Ok, molto bene, molto bene. Bene ragazzi, allora beh, ora voi potreste pensare che un momento, ora voi potreste pensare che una serie è finita qui. Potreste pensare questo. E se pensare che, ok, ho vinto questa guerra e quindi, aspetta, come voi pensate, come io ormai ho vinto, ho fatto quello che dovevo, ho conquistato ormai tutto, che cazzo succede? Un puppet? Come un puppet? Ma cosa... c'è un nostro alleato? No, 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 no. Non lo voglio tenere, onestamente, parlando. Cioè, mi ho conquistato tutto questo e mo non posso manco tenere. No, aspetta. Mo sono io che detta qui le leggi. Le leggi del occulto. No, ovviamente. Sì, mettiamo in... mettiamo tutto così, guarda. Poi per dare lavoro a questi... ai miei schiavi, cioè ai miei... lavoratori. Ma a parte gli scherzi, hanno fatto un ottimo lavoro. Onestamente sto mettendo roba a caso. Oh, e manco ho finito.
C'è qualcuno che ha un bel po' di acciaio? Ci serve molto tungsteno. Ok. E mi chiedono ancora di partecipare a una guerra. Ma. Ok, calma. Quello che è successo qui è stato molto, molto significativo. È stato molto significativo. A parte gli scherzi, abbiamo fatto una lunga guerra che è durata molti anni. Siamo riusciti a conquistare tutto quello che vedete qui, insomma. Tanto qui c'è Regno di Spagna, che sicuramente attaccheremo perché c'è inutile lasciarlo lì. Occupa solo le mie terre, anche se ci sono i bomboni, ma non me ne frega niente in questo caso, perché ormai, cioè, guardate, abbiamo conquistato, cioè, il mondo e i miei piedi, i piedi, i piedi. Cioè, guardate, abbiamo un bel po' di, cioè, se facciamo che ci conquistano qui, abbiamo anche altre. Abbiamo qua ad esempio in Canada, abbiamo in Nepal, cioè abbiamo in Nepal, che non so a cosa mi serve. Poi c'è il mio alleato qui. Sono molto contento di questo. Abbiamo anche l'Armenia, è vero. Quindi dobbiamo prepararci una guerra contro l'Azerbaigian, Gian. Quindi mettiamo le nostre unità qui, poi voi ve ne andate da qua. E vi mettete qui. Non fa niente che siete un po' pochini, insomma. E ci facciamo una linea qui. Ok. Ecco fatto. Perfetto, molto bene, molto bene. Ormai nessuno ci potrebbe attaccare l'Italia, però lasciamo sempre le nostre unità qui. Quante divisioni c'hai? 290. Bene, ragazzi, il video finisce qua. Un video molto corto. Questo video finisce qui. Abbiamo conquistato per lo più tutto il mondo. Abbiamo anche l'Australia. Abbiamo un bel po' di cose, dobbiamo anche aggiustare un bel po' di cose. Abbiamo molto lavoro da fare, ma sono sicuro che riusciremo a resistere. Grazie per aver visto questo video. In caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate, condividete e noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi!